poco più di 3 ore tra Lombardia e Toscana per quello che lo stesso Papa Francesco definisce un pellegrinaggio sulle orme di 2 parroci che hanno lasciato una traccia luminosa, per quanto scomoda, del loro servizio al Signore e al popolo di Dio. È questo il senso della visita del Pontefice di martedì mattina a Bozzolo e Barbiana per pregare sulle tombe di Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani. Al suo arrivo a Bozzolo, nella Bassa Mantovana, ma diocesi di Cremona, il Papa saluta i fedeli di San Pietro, che per 27 anni fino alla morte nel 1959 Don Primo ha guidato come parroco. Poi entra in chiesa e si raccoglie in preghiera davanti al sepolcro di Don Mazzolari. A dargli il benvenuto è il vescovo di Cremona Antonio Napoleoni, che annuncia per il 18 settembre l'apertura del processo diocesano per la beatificazione di Don Primo. Credo che la profezia di Bozzolo è quella di Nazaret, che il Concilio e i suoi papi stanno facendo diventare anche la profezia di Roma. Affascinante e scomoda, disarmante e limpida, come lei ci mostra con la vita e ogni giorno anche con la parola. Oggi, carissimo Papa Francesco, lei riconsegna 2 grandi preti del Novecento alle loro chiese. Ci aiuti a non avere paura di ascoltarli e di seguirli. Loro che avevano capito per tempo le sfide e le strade che ora abbiamo davanti. Nel suo intervento il Papa sottolinea che Don Mazzolari è stato uno splendido frutto delle vostre comunità, sebbene non sia stato sempre compreso e apprezzato. E poi Francesco si sofferma sull'attualità del messaggio di Don Mazzolari, che nei suoi scritti della prima metà del Novecento già toccava molti punti del suo magistero pontificio. Un parroco dalla voce chiara, che non si è tenuto al riparo dal fiume della vita, dalla sofferenza della sua gente, che lo ha plasmato come pastore schietto ed esigente, anzitutto con se stesso. La sua profezia si realizzava nell'amare il proprio tempo, nel legarsi alla vita delle persone che incontrava, nel cogliere ogni possibilità di annunciare la misericordia di Dio. Don Mazzolari non è stato uno che ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l'amore appassionato e la dedizione incondizionata. Don Primo, spiega il Papa, individuava 3 errori nel metodo di apostolato in parrocchia del suo tempo: il lasciar fare di chi si accontenta di criticare e si tira fuori dal mondo, l'attivismo separatista che rischia di generare una comunità cristiana elitaria e il sopranaturalismo disumanizzante, lo spiritualismo devozionale che non diventa carità. Perché Don Mazzolari, ricorda Francesco, è stato un precursore della Chiesa in uscita, che si occupa dei bisogni umani, un parroco dei lontani che li ha sempre amati e cercati con uno sguardo misericordioso. Abbiamo del buon senso, diceva Don Primo e ripete 2 volte Francesco, non dobbiamo massacrare le spalle della povera gente. Vi incoraggio, fratelli sacerdoti, ad ascoltare il mondo, chi vive e opera in esso, per farvi carico di ogni domanda di senso e di speranza, senza temere di attraversare deserti e zone d'ombra. Così possiamo diventare Chiesa povera per e con i poveri. La Chiesa di Gesù, quella dei poveri, è definita da Don Primo un'esistenza scomodante, e la Chiesa ha bisogno di convertirsi al riconoscimento della loro vita per amarli così come sono. Da prete povero, Don Mazzolari ricordava che la carità è questione di spiritualità e di sguardo. Chi ha poca carità vede pochi poveri, chi ha molta carità vede molti poveri, chi non ha nessuna carità non vede nessuno. Siate orgogliosi di aver generato preti così e non stancatevi di diventare anche voi preti e cristiani così. Se doveste riconoscere di non aver raccolto la lezione di Don Mazzolari, vi invito oggi a farne tesoro. Il Signore, che ha sempre suscitato nella Santa Madre Chiesa pastori e profeti secondo il suo cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli ancora, perché essi hanno visto lontano. E seguirli ci avrebbe risparmiato sofferenze e umiliazione. Dopo aver visitato lo studio di Don Primo, Papa Francesco riprende l'elicottero e vola fino a Barbiana, piccola frazione sulle colline del Mugello, dove è accolto dall'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori.
entra da solo nel piccolo cimitero e si raccoglie in preghiera davanti alla tomba di Don Lorenzo Milani, che fu trasferito qui come parroco nel 1954 perché ritenuto scomodo e morì nel 1967 a soli 44 anni. Nella piccola chiesa il Papa incontra gli allievi delle scuole create a Calenzano e a Barbiana da Don Milani, occasione di riscatto per molti ragazzi ai margini, e poi nella canonica visita l'aula di studio dove il sacerdote fiorentino pensò la sua lettera ad una professoressa. Nel giardino della canonica, accanto alla piscina fatta costruire da Don Milani per insegnare ai suoi ragazzi a nuotare, Francesco incontra gli stessi discepoli, alcuni sacerdoti fiorentini e ragazzi ospiti di case e famiglia della diocesi con i loro educatori. Lo accoglie per tutti il cardinal Bettori. La figura e la vicenda di Don Lorenzo Milani vanno liberate da ogni retorica, non vanno mitizzate, vanno sottratte a strumentalizzazioni ideologiche, difendendone invece la permanente e feconda provocazione. Non cerchiamo in lui un esempio da imitare, cosa che egli ha sempre sfuggito e ha sempre declinato a chi si avvicinava a lui. Non imitatemi. Ma vorremmo ripensare le ragioni per cui non fu compreso nei suoi giorni e le ragioni per cui può ancora illuminare la dedizione di tutti, in particolare dei preti, la dedizione al Vangelo, alla Chiesa e ai poveri in questo nostro tempo. Il Papa sottolinea subito che la passione educativa di Don Lorenzo, la sua scuola, erano per lui il modo concreto per svolgere la sua missione di prete, dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo. Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia. Questo insegna Don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro e alla piena appartenenza alla Chiesa con una fede consapevole. Questo vale anche oggi, sottolinea Francesco, che chiede agli educatori dei ragazzi in situazioni di disagio di stimolare in loro la crescita di una coscienza libera, capace di fuggire da ogni egoismo per servire il bene comune. Ai sacerdoti il pontefice ricorda che tutto in Don Milani nasce dal suo essere prete e dalla sua fede totalizzante, dal suo donarsi completamente al Signore. Fin da giovane convertito che, scriveva il suo padre spirituale Don Raffaele Bensi, partì subito per l'assoluto. Senza questa sete di assoluto si può essere dei buoni funzionari del sacro, ma non si può essere preti veri, capace di diventare servitori di Cristo nei fratelli. Cari preti, con la grazia di Dio cerchiamo di essere uomini di fede, una fede schietta, non anacquata, e uomini di carità, carità pastorale verso tutti coloro che il Signore ci affida come fratelli e figli. Infine il Papa ricorda che il suo gesto non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di Don Milani, ma è una risposta alla richiesta che questo prete, trasparente e duro come un diamante, fece inutilmente più volte al suo vescovo perché fosse riconosciuta la sua fedeltà al Vangelo e la rettitudine della sua azione pastorale. Dal cardinal Piovanelli in poi, tutti gli arcivescovi di Firenze hanno dato questo riconoscimento postumo a Don Lorenzo. Oggi lo fa il vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di Don Milani. Non si tratta di cancellare la storia o di negarla, bensì di comprenderne circostanze e umanità in gioco. Ma dice che la Chiesa riconosce in quella vita un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa. E prima di lasciare Barbiana, Papa Francesco dà un ultimo saluto, che è ancora un riconoscimento al sacerdote fiorentino. Pregate per me, non dimenticatevi. Che anche io prenda l'esempio di questo bravo prete.